Oggi comunque abbiamo portato un altro libro perché ci è sembrato più adatto, che è Nel mio paese c'era la guerra, che abbiamo sempre scritto, è stato scritto da ragazzi della scuola media, secondaria di primo grado. Hanno partecipato nel 2017 a questo laboratorio circa 150 ragazzi, perché stiamo parlando di scrittura collettiva. Quindi ogni classe, erano sette classi, ha scritto una storia, che poi sono state raccolte in questo libro che ha trovato un editore che l'ha pubblicato, cioè nel senso che tutti i libri che abbiamo fatto con i ragazzi sono stati pubblicati da editori che hanno creduto in questo progetto, non editorie a pagamento, ma editori che hanno finanziato questo progetto. Prima la Grafofil nel 2017 e nel 2018-2019 la Tlon, Edizioni Tlon, che già sappiamo che finanzierà il prossimo progetto. Se andrà in porto, perché poi queste cose non si possono mai dire. E perché abbiamo portato questo libro? Perché in effetti è un libro sulla migrazione umana ed ha vinto nel 2017 il premio Scuola Strumento di Pace. Noi l'abbiamo presentato anche al Campidoglio, la presenza delle organizzazioni umanitarie, c'erano un po' tutte. Quando siamo andati io ed Elena, abbiamo detto, ma adesso quando entriamo con questo nostro libro, questi ci menano perché chissà che stupidaggine avevano scritto, un laboratorio fatto con i ragazzi. Invece loro si sono esaltati tantissimo e insomma diciamo che questo libro sta andando bene. Tra l'altro noi siamo i curatori, però i diritti d'autore li abbiamo ceduti alla scuola, che a sua volta l'ha ceduti alle organizzazioni umanitarie. Quindi insomma è inserito anche in un discorso di questo genere, che anche se siamo nel 2019 è sempre più di attualità. L'arma dei ragazzi vincente è stata l'empatia, perché voi immaginate un argomento molto scottante, perché voi dovete pensare che questi ragazzi provengono da famiglie di tutti i tipi, quindi ce ne saranno alcuni pure che sentiranno delle cose brutte, no? Sui migranti a casa loro. Però di 150 ragazzi noi non abbiamo trovato nessuno che diciamo, non abbia empatizzato questa situazione. E guardate bene che noi non abbiamo assolutamente istruito i ragazzi, non abbiamo fatto dire quello che volevamo dire noi, e loro ci hanno dato un grande messaggio, come diceva qualcuno prima, come anche ci porta questo bambino, è che la risposta a queste problematiche sta proprio nei ragazzi, perché loro, noi adulti spesso diamo uno spettacolo penoso, no? Perché ci sono anche questi scontri di opposte fazioni che non risolvono il problema. Loro invece hanno affrontato questo, diciamo, problema in una maniera molto equilibrata, rifuggendo dagli opposti isterismi. E quindi volevo parlare di uno di questi racconti molto brevemente e vi leggerò qualcosa, perché i sette racconti come sono stati fatti? Non è che siamo andati là e abbiamo detto ai ragazzi: che vi passa sulla mente, nella mente per quanto riguarda il fenomeno della migrazione umana? Abbiamo scelto insieme agli insegnanti degli articoli, ma che non erano articoli, perché questi, diciamo, racconti non sono il riassunto di articoli, ma si parte da uno stimolo che viene dato a un articolo e si costruisce la storia che c'è dietro. Abbiamo raccolto tantissimi spunti, tantissimi articoli, alla fine abbiamo scelti sette. Ad ogni classe ne è stato affidato uno, e lo stimolo del racconto di cui vi voglio parlare era semplicemente questo: una notizia stampa, ANSA, in cui diceva: stamattina al largo di Lampedusa un peschereccio ha salvato i migranti di un barcone. E quindi non c'era scritto niente, siamo delle ragazze, abbiamo detto: cominciamo a immaginare com'era la storia di questo salvataggio. E quindi hanno creato dei bei personaggi, perché la storia inizia con questo peschereccio che sta lì al largo di Lampedusa, in un giorno in cui il tempo non è buono, no? C'è un mare molto mosso, e quindi loro costruiscono anche delle situazioni narrative belle che vengono fuori dal brainstorming, ripeto, perché le idee sono tutte dei ragazzi, noi non facciamo altro che metterle insieme. E questi marinai erano un po' arrabbiati perché praticamente quel giorno non avrebbero festeggiato la pesca perché non avevano preso praticamente niente, avevano preso pochissimo. Il capitano voleva tornare a casa presto perché la moglie stava per partorire,
E poi c'è un personaggio che è un marinaio che fa sempre ironia in qualunque situazione, forse un po' cinico, che diventa un bel personaggio perché in questa storia è importante. A un certo punto avvistano questo barcone che è in difficoltà, rinunciano a tutto quello che devono fare perché il capitano non vuole più tornare, no? Non gli importa più se arriverà in ritardo. Hanno pescato proprio un pesce per fare posto sulla barca, sul loro peschereccio, a queste persone buttano in mare quel poco pesce che era rimasto. Io non so se nella realtà questa cosa sarebbe successa, è bello però sapere che è successo nella fantasia dei ragazzi, perché noi lo diciamo sempre che se il mondo fosse affidato ai ragazzi molto probabilmente non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero più cose, perché poi noi impazziamo, come mi diceva mio zio quando ero piccolo, i Doberman a una certa età impazziscono perché hanno la testa troppo piccola per contenere il cervello che cresce. Forse a noi capirà qualcosa del genere. Quindi arrivano finalmente in porto, il marinaio a un certo punto fa una battitaccia, ma poi si pente perché a quel punto, no, diventa forse la persona che traina di più i migranti salvati verso un nuovo presente, perché poi c'è stata questa frase che è stata detta da un ragazzo della classe che ha detto: ma queste persone in realtà non sono alla ricerca di un nuovo futuro, di un futuro migliore, loro vorrebbero avere un nuovo presente, un presente migliore. Quindi arrivano in un centro di accoglienza dove poi si intrecciano varie storie. E vorrei insomma leggervi qualcuna di queste storie perché mi sembrano insomma molto indicative di com'è il libro. In quel luogo, ricco di tristezza e speranza, si intrecciavano tantissime storie. Mi chiamo Ahmed, ho 16 anni e vengo dalla Libia. Sono il quinto di una famiglia di 7 fratelli maschi. Nel mio paese c'era la guerra, non potevo più giocare al calcio per le strade, perché da un momento all'altro cominciavano a sparare. Noi ragazzi non capivamo perché. Sono rimasto orfano, i miei genitori sono stati presi e uccisi senza un motivo. Ma secondo me erano delle persone straordinarie che mi difendevano dal male. Erano dei bravissimi genitori che per far star bene i propri figli hanno sempre lavorato duramente. Mettevano al primo posto la famiglia, con loro potevo parlare, divertirmi, giocare e sapevo che mi potevano capire. Io sono scappato per non fare la loro stessa fine. Il viaggio verso l'Italia è stato terribile ed io per farmi coraggio stringevo al petto la foto dei miei genitori. Ora sono qui, in cerca di quella felicità che nel mio paese è impossibile trovare. Mi chiamo Hussein, ho 35 anni e vengo dalla Nigeria. Non volevo andare a combattere, ma lo facevo per proteggere mia moglie. Temevo che per colpire me se la prendessero con lei. Poi purtroppo lei è morta di malattia. Io sono rimasto solo e così ho deciso di partire. Sono qui perché spero di farmi una nuova vita. Il mio nome non ha importanza, la mia storia è simile a quella di tanti altri. Sono un ragazzo scappato dalla guerra insieme a mio fratello. I miei genitori avevano soldi che bastavano solo per noi e sono rimasti là. Non so se sono ancora vivi o sono morti. Quando ci hanno messo su un barcone ci hanno detto di affrontare tutto questo insieme, con coraggio, perché solo insieme avremmo potuto farcela. Io sono Mohamed, vengo dall'Africa. E il mio sogno è quello di diventare un calciatore professionista. L'ho promesso a mio padre che è rimasto nel nostro paese a combattere. Sì, gli ho promesso che avrei vinto il campionato con una squadra italiana e ce la metterò tutta per realizzare questo sogno. Sono venuta affrontando un viaggio durissimo, in mare, insieme al mio bambino, perché volevo regalargli un futuro migliore. Purtroppo però un'onda più forte delle altre me l'ha strappata dalle braccia e mi rimane di lui solo il ricordo di un ciuccio e di un cappellino che galleggia sul mare in tempesta. E questo è. Lascio un attimo la parola a Elena, così ci dice qualcosa anche lei, e poi vuole leggere qualcosa di Rondo Jack, perché diciamo che questa non è una raccolta di racconti, è un libro unitario in cui le varie storie
sono collegate da un avatar, che in questo caso è Rondon Jack, un gabbiano nero che decide di lasciare il suo paese di origine per vivere un'avventura piena di incognite nell'altrove. Io aggiungo soltanto con due parole, mi è piaciuto magari intervenire subito dopo, ti chiami scusa? Riccardo. Dopo Riccardo, perché l'invito che ci ha fatto Riccardo nella sua poesia è quello che noi abbiamo colto, io e Dario, cerchiamo di portare avanti sempre, cioè non dimenticarci di affrontare il mondo e la vita con i vostri occhi, perché quando noi facciamo questi laboratori i ragazzi ci ringraziano per l'esperienza che hanno fatto con noi. In realtà noi diciamo sempre grazie a voi, perché se esistono questi libri, se il laboratorio funziona, se gli insegnanti sono contenti, le famiglie sono contenti, i ragazzi soprattutto sono contenti, è solo merito di voi ragazzi. Noi non facciamo altro che ascoltarvi e che guardare il mondo con i vostri occhi, perché veramente questo laboratorio sui migranti avevano paura gli adulti a farlo, ma siamo sicuri, non tutte le famiglie saranno d'accordo. Per i ragazzi non è stato nessun problema, perché per loro sono gli stessi compagni di scuola, di calcio, i vicini di casa, loro non vedono le differenze, siamo noi adulti poi che indottriniamo nelle differenze, diamo etichette. In realtà i ragazzi non hanno nessuna differenza, e mi preme ricordare, ovviamente in classe ci sono tantissimi ragazzi stranieri, ce n'era uno arrivato da una settimana e sapeva un po' l'italiano, capiva, lui mi scriveva la sua parte in arabo lì al momento, poi andava a casa e il giorno dopo mi veniva a cercare nelle altre classi per darmelo, perché l'aveva fatto tradurre dal padre. Quindi devo dire che questa è la cosa che forse in questo giorno in cui noi parliamo di pace, che non è effimero, che non è un qualcosa di lontano, se noi guardassimo con gli occhi di Riccardo la pace e situazioni così, diciamo, amicali, non sarebbero utopie, ma sono all'ordine del giorno, viste da loro, trattate da loro. E quindi ecco, noi siamo noi appunto che ringraziamo sempre i ragazzi, i bambini. Si chiamava Rondon Jack, o se preferite Jack Rondon, e senza alcun dubbio il suo era un nome davvero strano per un gabbiano. C'è da dire comunque che lui era veramente unico nel suo genere, e forse chi lo aveva chiamato così aveva il dono di leggere nel futuro e aveva previsto, o quantomeno intuito, tutto ciò che gli sarebbe successo. Perché di cose il vecchio Rondon nella sua lunga vita ne aveva fatte davvero tante, alcune belle e altre brutte, come capita un po' a tutti, ma l'importante era che lui le avesse fatte senza paura e senza mai tirarsi indietro. Il suo nome, per farla breve, sarebbe stato sicuramente meglio un rondone migratore, uno di quegli uccelli che hanno il viaggio nel sangue e nella loro vita girano mezzo mondo. Jack in effetti era un gabbiano, però c'è da dire che era stato costretto ad abbandonare il porto sicuro dove era nato per andare nell'altrove in cerca di un futuro migliore. Grazie. Una poesia inedita. Cantano i bambini, ninne e nanne, all'incontrario. Piccole storie senza finale, lanterne e trottole serene ad ogni giro, giochi ai quattro cantoni del mondo, oscurati dai grandi enigmi, le loro voci a squillare. Perché i fuochi incendiano, i ponti crollano, le parole non parlano? Perché? Forse aspettiamo sempre un ponte anomalo, un'arcata instabile, ribelle, che ci traghetti barcollanti dove la terra è pronta alle carezze, incline alle confidenze. Il divertente è abbattere le statue con i riccioli, le vesti barocche, le armi e tutto il resto. Un tuffo e una risalita insieme, un tuffo
e un'attesa insieme al sole ad asciugarsi, fare del ponte una terrazza mediterranea. Rimarginano veloci le ferite dei giochi sulle ginocchia e si fa festa abbracciando gli alberi, mettendo corone di foglie sulla fronte, e non smette di raccontare storie Scheherazade per ore e ore, finché tutto non sia compreso, caduto il velo, poi ci si può addormentare. Thank you.